Stavolta ti sei regalato una bella rovesciata. Sì, guarda, sono contento, felice, al di là del gol, dei tre punti fondamentali, è stata una gran bella giornata, ci godiamo questi tre punti, sappiamo che siamo lì, manca pochissimo, speriamo di togliersi grande soddisfazione ancora in questa stagione. Ecco. Senti, il Parma ha preso col piglio giusto subito la partita, al contrario di altre volte. No, senz'altro, oggi penso che il Parma ha meritato vincere, eravamo aggressivi, eravamo in partita sempre, non abbiamo regalato nulla anche se loro hanno creato nel secondo tempo qualche occasione da gol che c'è stata, però penso che alla fin fine abbiamo corso tanto e abbiamo portato a casa tre punti importanti. Anche per il Pescara era una gara fondamentale, però sul piano proprio della grinta, della determinazione, voi eravate una spanna in più. Insomma, una squadra che si deve salvare forse deve giocare in un altro modo. Sì, ha fatto una osservazione importante perché, come ho detto, sapevamo che questi tre punti erano importanti. Ci abbiamo messo l'aggressività giusta e abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo fatto tre gol. Ma il Pescara è stato un po' troppo arrendevole? Io credo che il Pescara ha trovato un Parma che aveva tanta fame. Il Pescara oggi sono anche dei giocatori di molta qualità, però penso che ha trovato un Parma che aveva più fame che di loro e alla fin fine abbiamo vinto. Ancora bene le tre punte oggi? Sì, no, ma penso bene tutti quanti, che oggi si vede che abbiamo corso tantissimo, siamo rientrati, anche Ninis ha fatto una grande partita perché era da un po' che non giocava, Marchione che oggi ha corso come un matto, Parolo stesso, Lucarelli per dirti, e niente, speriamo di giocare così da qua alla fine, perché se giochiamo così da qua alla fine sicuramente delle soddisfazioni le possiamo togliersi. Senti, l'anno prossimo ti toccherà rimanere qua per far crescere un po' Cherry. Sì, ho detto a lui che è stata la prima e spero che sia la prima di tante che lui deve fare, è un bravissimo ragazzo, ho imparato a conoscerlo da poco tempo e niente, gli faccio un grosso in bocca al lupo e ripeto che sia la prima di tante partite in Serie A per lui. Tu resti l'anno prossimo? Ma non credo che il mercato non si debba neanche fare adesso, sto benissimo qua. Questa città mi dà tante gioie, io spero di dare tante gioie anche ai miei tifosi, che veramente abbiamo un rapporto veramente splendido. Il Pescara oggi, lo dicono i giornalisti locali, è stato visto un po' arrendevole. Il test di Siena dirà effettivamente se il Parma è guarito anche in trasferta. Quello sì, sicuramente, però come ho detto godiamoci questi tre punti, poi in settimana pensiamo quello che si debba fare a Siena. Conti, ancora il tuo gol l'hai cercato fortemente, insomma, anche questa volta. Sì, no, però è un gol che sempre cercato. Questo giro sono stato felice, la Corto il Torino ha fatto una grande parata a Gillet, però oggi è stato veramente quando ho visto quel pallone lì, l'unica cosa che ho pensato, ho fatto tante volte in allenamento, ho detto questo giro deve andare bene. Infatti è andato benissimo, guarda, sono felice. Hai vinto la scommessa con Leonardi? Ho detto che parliamo alla fine stagione. Alla fine stagione parliamo.